Ah, ti premetto che dopo magari mi dimentico, siccome abbiamo, mister qui, siccome abbiamo una giornata intera a disposizione, cioè di relax e totale, diciamo, controllo dei tempi e delle direzioni di tutto quanto, pensavo prima di tutto di andare a vedere se in Brussa il parcheggio a pagamento, seconda cosa rifare un po' il percorso della Valle Vecchia, anzi no scusa, questa è la terza cosa, la seconda cosa dalla Brussa girare tutto a destra e vedere, perché nelle mappe secondo me avevo trovato un parcheggio molto tattico, ne parlavano male nel senso che ti venivano a rubare le cose, però se devi farti tipo, non so, in inverno che stai un po' lì, magari uno sta in camper o andate in due o tre camper, ci si dà il cambio, hai capito? Ci sta, quindi dopo andiamo a scoprire questo nuovo parcheggio. Fermo la CT che controlliamo la situazione. Qua buono, dai, veloce, traverso. Tanto bravo è sto CP, porca troia. Il miglior CP del mondo, lo adoro. Eccoci qua a casa. Guarda che bello, guarda com'è romantico. Guarda Pulmin là nel suo angolino di verde, all'ombra, col tondalino aperto, nonostante sia l'ombra, ma è più una cosa simbolica, insomma, dai. Però vedi, guardavo, pensavo, cioè, anche i tedescati che vengono qua, no? Che fanno a conoscere tutti questi posticini tattici che non li sanno neanche gli italiani, praticamente. Probabilmente si affidano alle app, tipo a Park Fortnite e quelle cose lì, che io non uso più. Perché in quanto l'idea sarebbe anche ottima, quella di Park Fortnite, eccetera. Però siccome tu dai la possibilità di inserire dei dati, no, dei parcheggi, delle zone a chiunque, io trovo veramente, dopo dipende dalla zona, per carità, le zone che ho fatto io, trovo veramente un casino di punti segnati che altro non sono che bordi della strada. Cioè io mi fermo in parte a una strada e quello lo segno come roba Park Fortnite, cioè, ma stiamo scherzando? Allora è tutto, ci sono miliardi di miliardi di punti di sosta, allora robe da matti. Mentre questo, vedi, questo è un bel posticino che sei qua in dentro, è una strada, questa la meno trafficata, perché quella più trafficata è quella là, ok? Quindi insomma è anche un po' distante per i rumori, e dopo di notte ovviamente non passa nessuno, chi cazzo vuoi che passi in Brussa? Ecco, ha paura che la rubino. Ascolta Italia, io non so che ora è, però lei sta ancora dormendo, lasciamola dormire. Andiamo a vedere se di qua, c'è qualcosa, non lo so, quel discorso delle barche, là, barche e bici. Oh, prendo la bici e porto il CP. Sì, prendo la bici e porto il CP. No, oh, si è svegliata, madame. Oh, buongiorno, ciao. Ho fatto tutta la pianificazione, quello che devo fare. Ti svegli adesso, cazzo? Potevi restare in catacombe che io facevo le mie cose, no? Che bello, sentivi toccare la maniglia. Facciamo il pranzo, dopo io vado a esplorare delle cose. Che si torna ancora? Sì. Te ti vai nel tuo letargo. Mi dispiace per la maca, perché volevi la maca, ma... Abbiamo preso in Italia anche le corde nuove, 4 metri e 4 metri, totale 8 metri di corda, però destino vuole che... E non ci sono più gli alberi di una volta. Sì, oppure ci sono, ma ci sono dei rovi in mezzo agli alberi, perché ne ho visti tantissimi io, ma ci sono i rovi in mezzo agli alberi. Soluzione, giustamente, pensata anche da Alessia. Possiamo, punto di domanda, attaccare la maca tra un albero e il portabici? Il portabici tiene 60 kg. Stai dicendo? No, Gioia, non sei ingrassata, però voglio dire, magari nella fase che uno si siede, no, non lo so. Cioè, l'Alessia dovrebbe essere meno di 60, però... Dovrebbe, è meno di 60. Sì, è meno. Non lo so. Dai, mosca, sto facendo un discorso. Come le odio ste mosche. Perché vedi, quando metti una bici, lei scarica il peso su i quattro attacchi, no? Cioè, sul camper ci sono... Dai, mosca, no, veramente, dai. No, non ce la faccio più. Vabbè, Italia, hai capito, dai. No, le odio. Che cazzo, non sono mica la merda. Sì, ma questi ferri qua non sulle canaline. Ma io pensavo che il ferro tipo scarica solo qua, hai capito? Mentre se metti una bici, lei scarica su tutti e quattro il peso. E li attacchiamo su tutti e quattro i ferri. Ma non lo so, Gioia. Vabbè, torno a letto, non ti preoccupare. Mangiamo bella filanzia. Sì, alle pizze di ieri io mangio. Lei ha la pizza di ieri. E io Italia? Io devo pensare, perché ho tanta roba da fare in bici, cioè il parcheggio è qua, dopo volevo andare a scoprire un parcheggio in fondo e dopo farmi tutta la Valle Vecchia, anzi no, prima di quella devo scoprire anche di là cosa c'è. Che brutta vita. CP? Sì. Annuisce con la coda, dice, è proprio una brutta vita. Sì. Casa, mezzo di trasporto ufficiale. Tassativamente azienda pilota Valle Vecchia, tassativamente devo andare a vedere cosa c'è di là, perché vanno tutti di là. C'è un sacco di macchine, di biciclette che vanno di là. Però iniziamo adesso Italia, bando alle ciance, come dicono gli youtuber, a vedere se è a pagamento il
parcheggio intanto. Ci sono tantissime cose di questo mondo, di questa terra, di questa vita che mi piacciono tanto, no? Ma veramente tanto. E una di queste, soprattutto quando ho preso sta bici, è l'andare in bici, veramente. Cambierà senza ombra di dubbio da quando arriverà la nuova sella. Ho preso una sella tipo, sai, quelle da bici tarocche, da mountain bike tarocche, quelle grandi, però al gel, ammortizzata, grande, che prende tutto il culo, eccetera, e quindi, ok, bruttissima da vedere, cioè stonerà mille questa mountain bike, però, ragazzo, cioè, io ho bisogno di star bene in questa vita, non di apparire, hai capito? E quindi l'unica piccola rinuncia è il fatto di avere una bici bella esteticamente, perché questo, insomma, è anche per me, cioè non è che uno tipo si compra il Ferrari, lo fa per mostrarsi agli altri, no, lo fa anche per se stesso, per avere una bella macchina da vedere, no? Camper, tanti camper, e da guidare anche. Hanno lastricato là. Qua è dove avevi visto uno dei primi sgomatamenti di Scarosso, perché in realtà pioveva. Allora, e sempre in questa zona qui, dove vedi tutti sti boschi, è dove avevamo visto tutti i cervi o caprioli col Bettings. Anni sostengo che due sono le cose materiali di cui secondo me bisogna spendere, no? per avere roba buona e duratura nel tempo: la bicicletta, una macchina fotografica, in modo tale da rendere onore a tutti i tuoi ricordi, insomma, non avere delle foto di cacca dei momenti più belli della tua vita e del passato. La bicicletta, tanto o poco, la userai comunque più volte nella tua vita, e quindi con una buona bicicletta cambia proprio il tipo di pedalata. Cioè, tra una bicicletta da poco, tipo quella che avevo io, quella rossa che adesso ho gentilmente regalato ad Alessia, e questa qua, che è una bella bottega, insomma una bella bici, è infinitamente meno faticoso pedalare con questa, e cioè fai molta più strada e la fai molto più volentieri. Durezza della sella a parte, ma a parte la durezza della sella che ti spacca il culino, con questa qua veramente è piacevole andare in bici, quindi è valsa la pena spendere 10 volte tanto rispetto alla bici di prima. Sì, è valsa la pena. Anche perché l'ho usata tanto, ma la userò tantissimo ancora, insomma. Ah, serve i cartelli. Madonna, guarda macchine Italia, guarda macchine camper. Perché c'è un camion camper? Andiamo a vederlo subito, immediatamente. Ah, ancora a pagamento. Che sfiga. Ah, no, non è un camion dei cavalli. Occhio, vieni, consegnano. Guarda dove ti porta. Che forte. Che ficata. Beh, sarebbe ancora più forte farlo tipo a bilico, in modo che ti cambi la parte dietro. Oh, guarda, sky, 10 euro al parcheggio, 10 euro a camper, ce ne sono decine e decine e decine. Cioè, sto qua si fa migliaia, stramigliaia di euro al giorno. Ah, comunque dicevo che sarebbe stato interessante appunto avere il camion tipo bilico, in modo tale da poter cambiare la motrice davanti e tenere la casa dietro, no? Quindi in qualche modo avere un qualcosa di eterno. Fa vedere, non capisco. Tipo questo. Cioè, questo è il camionazzo, ma il camper dov'è? Non capisco. Non seguo. Non capisco. Venuto solo con la motrice. Un giorno proibiscono il diesel. Oh, che cacchio ne so io? Effettivamente nei camper dovrebbe esserci il discorso che puoi cambiare solo la motrice, come questo qua, no? Hai capito? Te la puoi prendere elettrica, a benzina, a gas, a GPL, a quel che è, e la casa dietro ti resta. Questa effettivamente è una cosa da valutare, soprattutto per chi vuole andare a vivere in camper, vuole farsi un camper per sempre, tipo come vorrebbe far Singano, no? Cioè, adesso ho fatto il tutto con Pullming, ma chi me lo dice che un giorno non vietano e non tolgono il diesel? E come si fa? Anyway, step 1 completato, il parcheggio è ancora a pagamento. Oh, il mio culo, mamma mia, non vedo l'ora di cambiare sella. C'è da fare il bagno? No, prenderanno il sole e basta. Step 2, andare a scoprire il parcheggio imbucato lì in fondo. Minchia, non vedo l'ora di cambiare sta sella. Cioè, con le buche non è più una piacevole passeggiata, è una severa punizione anale andare via con sta bici. Ah, che bello, quanto wild che abbiamo in Veneto. Così tutti i campi, però è sempre wild. Questo, diciamo, è un confine tra i campi che sono a destra e il mare che è a sinistra. È lunga, molto lunga. Wow, infiniti sentieri da fare, ragazzo. E facciamoli, no? Ah, che credo.
cretino, ma questa forse è la mononucleosi che gestisce il tutto, no? Perché praticamente avevo detto a me stesso, cioè, due o tre volte, per andare in bici adesso, siccome c'è un po' di fuoristrada, eccetera, io ho il guanto per la GoPro, no? Molto comodo. Cioè un guanto che lo metto nella mano sinistra e metto lì la GoPro, così io posso usare tutte e due le mani. Però è vero, non posso filmarmi tipo adesso in modalità selfie, però vabbè, ho tutte e due le mani e posso riprendere la strada, oppure con la mano dire tipo ce l'ho così qua, no? Qua così, e dico: ah, guarda l'orso che ci ammazza, guarda l'anatra, hai capito? Sì, la puoi fare anche in camper, magari in prima, massimo in seconda, al minimo. Questo perché è pieno di buche e di radici, quindi ti saltano tutte le pignate, le robe dentro, hai capito? Ah, che figata Italia, che figata. Qua dovrebbero esserci tanti cinghiali e praticamente li hanno visti tutti tranne me. Ogni volta io sono quello dei cinghiali, tra virgolette, perché ne avevo avuto una addomesticata. Cazzo, pensa a trovare in natura, no? A provare a interagire, che figata. Magari non una coi cuccioli o comunque una in calore, perché anche le femmine quando sono in calore diciamo che hanno un po' come le nostre quando hanno il ciclo, cioè si svegliano così e niente, devono castigare. Aia, aia, così a gratis non finisce più. In ogni caso io ormai ci arrivo fino alla fine, però da farla in camper assolutamente no, non ne vale la pena. A parte che ti righi tutte le fiancate, poi quando ci sono le strettoie con gli alberi, ma no, troppo lunga. Cioè, siccome devi fartela in prima o al massimo con la seconda al minimo, no, diventi scemo ora che arrivi alla fine. Pausa. Beh, io credo che se mai dovessi trovare uno spazio, diciamo, per entrare dentro in spiaggia, qua sì che la spiaggia è wild veramente, perché guarda, non c'è nessuno per tanto. Il punto è che, guarda, va, vedi, la spiaggia è qua alle mie spalle, è pieno di rovi e tutto quanto. Cioè, come entri? Ci vorrebbe una motosega che ti fai strada con la motosega, hai capito? E questi posti hanno un qualcosa di mistico sotto un certo aspetto. Quando li percorri d'inverno, nel silenzio, nel freddo, ti danno questa sorta di tristezza, di malinconia, di questo senso di perdita di tutto e tutti, no? È molto strano da descriversi. Infatti non a caso vengono moltissime persone qui a suicidarsi. Non che sia un invito, insomma, ecco, questo da parte mia a fare queste cose, assolutamente no. Però proprio per in qualche modo testimoniare con le parole e con i fatti questa impressione che ti danno questi luoghi d'inverno e di notte. Sai, quella volta Poreta, era quando eravamo a raduno, no? Ne avevamo trovato uno impiccato, l'ha trovato la Francesca, e lì era sì di notte, no? Noi eravamo lì col fuoco, loro erano andati tipo a cercare delle sigarette eccetera, ritornano tipo, non so se avevano sbagliato strada o se volevano curiosare di là per il bosco, e anche lei Poreta raccontava che vedeva sto manichino appeso, cioè che lo vedevi solo coi fari della macchina, quindi provi a immaginare che scene horror. Poi quando ha realizzato che non era un manichino, giustamente là la botta psicologica è forte, perché adesso raccontartela è un conto, ma viverle, cioè Poreta, la Francesca era molto provata, ma le credo, cioè chiunque altro sarebbe stato provato in quel modo lì, giustamente, anche perché, come ti ho detto, il gioco mentale ha fatto sì che lei si trovasse proprio in questa ambientazione di notte, con i fari artificiali dell'auto che erano l'unica strada, no, che permetteva di incamerare informazioni al cervello. Quindi puoi immaginare che è molto diverso. Cioè, un conto è avere una luce a 360 gradi, un conto è avere una luce per di più artificiale che ti punta verso un punto. Fidati che cambia moltissimo. In più parti già che tu ti aspetti, hai delle aspettative che quello è un manichino, cioè che è uno scherzo, che non può essere la realtà. Poi tutto in un colpo, no, realizzi che è la realtà e li impazzisci, no? Giustamente. Questo anche per dire, speriamo di non trovarne altri. Italia, proseguiamo, dai, via. Eccolo.